Buon pomeriggio da RDA Radio 1 in diretta sul circuito Spreaker Podcast Player, primo dei circuiti di supervisione, cui aderisce oltre a RDA Radio 1 anche il Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria, cui vanno i nostri saluti. Poi ci seguite anche in streaming e in differita sugli altri canali di adesione alla piattaforma Spreaker Podcast Player, quanto alla piattaforma WayArray, acronimo di Web Radio Associate, M91 Crotone. E questo è il taccuino di Antonio Milano, anteprima Crotone AZ Picerno. Siamo all'undicesimo turno di Serie C, Girone C, Lega Pro 2022-2023. E stavamo dicendo dell'acronimo di Web Radio Associate, circuito cui aderiscono Spotify Free, Google Podcasts, poi Deezer, Podcast Addict, poi ancora Josavn e altre aderenti, ma chiaramente ci potete seguire anche su altri canali alternativi, sono quelli storici, la pagina Facebook di Fracalcio in Realtà di Original, il gruppo ad essa collegato Amici cui piace Fracalcio e Realtà, e poi il canale Twitter, i canali YouTube di RDA Radio 1, il canale Spreaker e lo storico ancor di più Bis Riccardino 23. Dunque, per questo undicesimo turno il Crotone affronterà la Z Picerno, posizione deficitaria in classifica, tanto che mister Lerda, come poi vedremo dalle sue parole nella presentazione proprio della partita, nella conferenza stampa, dirà proprio le sue parole, praticamente che il Picerno è una squadra comunque ostica che verrà sicuramente a fare la sua partita cercando di portarsi a casa almeno un punto per poter reggere nel prosieguo di questo campionato un po' anomalo per quanto riguarda la parte inferiore della classifica, perché probabilmente non dà un'immagine esatta di quello che è praticamente la quotazione carismatica e tecnica di tutte le squadre gareggianti. Il Crotone tiene le distanze a 3 punti dal Catanzaro in seconda posizione, si vede un po' inseguito anche dal Pescara dopo la partita contro la Turris, che era iniziata un po' male in partenza perché la partenza è stata lenta e la rete della Turris è stata sicuramente fortunosa per l'apertura delle marcature, ma poi è venuta fuori praticamente la verve carismatica che caratterizza la squadra di mister Lerda e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti alla fine, praticamente vincendo per 4-2, anche se la Turris aveva dato modo di assaggiare un potenziale rientro in partita segnando la seconda rete dopo il pareggio ed il vantaggio momentaneo del Crotone, portandosi dunque a 3-2, ma la rete finale praticamente ha spento le ambizioni di questa Turris sul campo Amerigo Liguori di Torre del Greco.
Undicesimo turno, un turno che si vede tutto praticamente giocato quest'oggi, con delle partite che sono già terminate, sono quelle giocate alle 14.30, Latina 0 Monterositucia 2, Taranto 0 Giuliano 1, Viterbese 1 Foggia 2, quindi 3 vittorie in trasferta nelle prime 3 partite. Alle 17.30 scendono in campo Audace Cerignola contro la Turris, Avellino contro il Catanzaro, il Crotone in versione casalinga contro la Z Picerno, poi sarà la volta di Gelbison Fidelis Andria, Juve Stabia Pescara, Monopoli ACR Messina, chiude praticamente la partita tra Potenza e Virtus Francavilla. Per effetto dei primi risultati, dovendo ancora giocare parecchie partite, la classifica non cambia per quanto riguarda la testa, ma sicuramente dovrà ancora giocare anche il Pescara contemporaneamente al Crotone. Catanzaro 28 punti, Crotone 25, Pescara 23, Giuliano Latina a quota 17, insediano praticamente le posizioni dei playoff, poi c'è Monterositucia che è a quota 16, Gelbison, Monopoli, Juve Stabia, Turris a quota 14. Queste sono le squadre che lottano per giocarsi la lotteria dei playoff. Anche il Foggia segue a 14 punti, poi Taranto 13, Audace Cerignola 12, Avellino e Virtus Francavilla 11, Avellino che deve giocare contro il Catanzaro in casa al Partenio. Poi Viterbese 10, Potenza 9, Picerno e ACR Messina a quota 7, chiude Fidelis Andria a quota 6 punti. Vediamo in partenza quello che è stato praticamente il giudizio in sede di presentazione come conferenza stampa prepartita dalle parole di Franco Lerda. No, con conferenza della vigilia di Crotone Picerno, mister Lerda a vostra disposizione. Come sempre una domanda a testa. Iniziamo da Maria Rosaria De Pietro, RT Calabria. Mister, buongiorno. Buongiorno. La domanda che le faccio è domani un Picerno, insomma da quanto ha preso nel corso fino ad oggi, sicuramente non arrendevole, ma difensivista, ma diciamo vocato all'attacco. Questo per il Crotone potrebbe essere diciamo un buon aspetto, visto il gioco di palla e diciamo l'impostazione che ha soprattutto in casa. Come hai detto te, il Picerno è una squadra che i risultati non stanno premiando le prestazioni fatte finora, perché ho seguito il Picerno dall'inizio fino al suo esordio e fino alle ultime partite, tralasciandone poche altre. Però è sempre una squadra, come hai detto te, che cerca di fare la partita, cerca di giocare a giocatori bravi in avanti, e quindi per noi sarà importante scendere in campo con il colpiglio giusto, con la determinazione giusta, con la mentalità giusta e sempre con la massima umiltà per rispettare tutte le squadre. Le parole di Lerda. Le parole di Lerda in conferenza stampa prepartita, dunque cambiano anche le nostre colonne sonore per il sottofondo per le edizioni integrali di M91 Crotone anteprima e poi chiaramente il post con i commenti finali e la sintesi della partita. Oggi di
di scena anche le versioni flash con Antonio Milano per M91 Crotone, praticamente dallo stadio comunale Ezio Scida. Si gioca alle 17:30, ricordiamo dunque. E queste sono le formazioni già che possiamo dare come formazioni ufficiali. Prima di parlare delle formazioni, parliamo anche della terna arbitrale, che vedrà praticamente la direzione di gara assegnata a Mr. Kevin Bonacina di Bergamo, poi la coadiuvazione degli assistenti di linea Giuseppe Luca Lisi di Firenze, Davide Santarossa di Pordenone, e infine il quarto uomo è Domenico Castellone. Le formazioni che scenderanno in campo vedranno ancora la conferma del modulo 4-3-3 scelto appunto da Franco Lerda, Branduani, Cuomo, Vladimir Golemic, Guido Gomez, Jacopo Petriccione, Vasile Mogos, poi Alessio Tribuzzi, Augustus Carbo, Luca Calapai, Cosimo Chirico, Teofilus Avua. A disposizione Andrea Dini, poi Gattuso, Maxin Giron, Bove, Pasquale Giannotti, Bernardotto, Vitale, Federico Papini, Luis Rocas, Crialese, Panico, Orazio Pannitteri, Marco Tumminello. Per il Picerno la formazione risponde con Crespi, ex portiere della Crotone, secondo della stagione, a Marco Festa nella scorsa stagione appunto, poi De Cristofaro, Pitarresi, Allegretto, Cuda, Esposito, Garcia, Guerra, Diop, De Ciancio, Novella. A disposizione Albertazzi, Liurni, Dettori, Sant'Arcangelo, Gerardi, Reginaldo, Pagliai, Golfo, Montesano, allenatore Longo, mentre per il Crotone Franco Lerda dunque, come già sappiamo. Tutto pronto dunque allo Scida, si parte alle 17:30, collegamento in contemporanea con la fischio di avvio della partita per il primo flash, e poi salvo cambiamenti di risultato che richiedono interventi flash prima del previsto, alla media di ogni quarto d'ora gli aggiornamenti dallo stadio comunale Ezio Scida di Crotone. Per questo undicesimo turno di Serie C, Gironi C, Lega Pro 2022-2023, la partita dunque Crotone AZ Picerno. Vi parla dallo studio Antonio Milano, e tra poco ci trasferiamo nella sala stampa dello stadio comunale Ezio Scida, e sulla cabina praticamente per seguire la partita. È tutto a posto dunque, grazie per averci ascoltato. Anteprima di Crotone Turris per M91 Crotone AZ Picerno, per M91 Crotone il taccuino di Antonio Milano. Grazie, buon proseguimento e buon ascolto con le nostre trasmissioni in diretta da RDA Radio 1, linea allo studio.